Ribenvenuti sulla quinta stagione e ultima che farò con il Genoa. Siamo all'altra partita, la Supercoppa italiana. Abbiamo vinto due Supercoppe UEFA, due Supercoppe italiane e speriamo di vincere la terza, anzi no, una Supercoppa italiana. Siamo all'Olimpico con i detentori del campionato, la Fiorentina. E andiamo subito in campo. Calcio d'inizio per i viola con Jovic, Milenkovic, Castrovilli, Dodò, Miretti su di lui. Castrovilli riceve palla, la mette in mezzo, va a chiudere Diaz. Mirante, Bagué, Parolo. Non si fida, mette indietro Mirante, la tiene giù. Pallone da questa parte per Criscito. L'appoggio centrale, riesce Castelday a recuperare e appoggiare su Krajac. Manda sulla fascia Parolo, si allarga a coda. Mette giù il pallone, lo va a mettere in mezzo questo cross innocuo. La Font. Rinvia a cercare Amrabat, c'è Miretti su di lui, alla meglio il Viola che appoggia un gran pallone al centro, arriva Dodò, Murato, grande Criscito, torna indietro pressato, pallone attenzione a Jovic, gira da questa parte, occhio a Brecalo, Parolo, possesso palla dello Genoa, Vague, Parolo, Krajac, coda. Appoggio centrale a Castelvain che viene sorpassato dal pallone. Castrovilli, attenzione a non fare tirare questa gente. Jovic parte il tiro, Mirante, parata plastica e mette giù il pallone. E allora si ricomincia, ancora una volta da Criscito. Bagué, palla appoggiata a Parolo, grande 1-2. C'è Castelvain libero, lo ignora Parolo, Miretti chiama palla a Fabio Silva, la tiene lì, manda sull'esterno ancora Castelvain, gira il pallone su Fernandez, pressato, cerca di svincolarsi, arriva in supporto Criscito, gran difesa di Fernandez, Criscito va a mettere in mezzo questo pallone, coda non ci arriva, va a recuperare ancora Parolo e ricomincia il Genoa, ancora Vague. Palla d'esterno, Krajac, la palla verso Miretti, l'appoggio per Castelvain, mette la pallone lì per coda, prova il tiro, grande anticipo di quarta, Martin quarta, Amrabat, Brecalo, avanza l'ex Granata, l'ex Wolfsburg, Amrabat, Brecalo, ancora Castelvain che va a pressare, Borja, mette lì per Brecalo, attenzione, la palla in mezzo per Chiesa, Murato. E Castelvain poi allontana, pallone a Fabio Silva, Castelvain d'esterno, sbaglia tutto, Castrovilli recupera Milenkovic, grande Viola, gioca molto bene, molto compatta la Fiorentina, poi adesso però sbaglia, Fernandez, attenzione c'è coda libero, coda, lo stop, parte il tiro e c'è il gol, grande azione e grande movimento di coda, la coda del Cobra Reale. In sacca l'1-0 per il Genoa. Jovic, Chiava, Martinez quarta, Amrabat, ancora Chiava, Martinez quarta, Fiorentina che sembra rinunciataria, Borja, Borja, si dovrebbe dire Borja, non lo so, Amrabat, Brecalo, attenzione, fermato, grande Vague, punta subito su Krajac di prima. La palla appoggiata subito a Castelvain, chiude tutto la Fiorentina, attenzione Jovic, attenzione che entra in aria Jovic, il tiro, bucata la difesa, ma qui qualche responsabilità a Diaz che non doveva salire, quando tira questo giocatore è sempre un pericolo, 1-1 Fiorentina-Genoa nella Supercoppa italiana di inizio stagione dopo la vincente della Supercoppa europea proprio con il Genoa, palla in mezzo, adesso Coda gira il pallone, ancora Coda che sta giocando una grande partita, l'appoggia all'indietro per Miretti, prova questo tiro a scendere ma
La palla non scende. E allora rimessa dal fondo per la Fonte, l'appoggio per Milenkovic. Deve pressare un po' di più il Genoa, molto alta la Fiorentina. Dodò fermato da un ottimo Miretti ancora una volta oggi. Milenkovic, Castrovilli, Amrabat, pallone Jovic, attenzione, la palla in mezzo, grande chiusura di Parolo, e poi Mirante spazza via per eludere il pressing della Viola. Pallone che rimane lì, ci arriva prima Borja, ancora Borja, pallone ad Amrabat, gioca bene la Fiorentina. Brecalo, attenzione, campioni d'Italia, entra in aria l'ex Granata, la finta, la palla in mezzo, tiro di Brecalo. E c'è il gol, gol di Brecalo. Sono forti, porca puttana. Altro errore qua da parte della difesa del Genoa, errore pagato caro. 2-1 per la Fiorentina. E allora Fabio Silva, palla adesso a Miretti, prova ad alzare il baricentro il Genoa. Castellan tiene lì il pallone, c'è calcio di punizione e si riparte proprio da Castellain. Palla appoggiata indietro a Miretti, ancora l'appoggio per Castro, e guardate come abbassa il baricentro la Fiorentina, come vengono ad aiutare i centrocampisti. Pallone ancora in mezzo, prova questo cross deviato, calcio d'angolo, corsa da centrocampo per Fabio Silva che non si è ancora visto, scarica il pallone lì indietro, Fernandez il tiro ribattuto, vediamo se ci arriva prima Miretti o Castrovilli, la vinciamo noi questa palla. E allora la palla ancora a Fernandez, prova a fare dei numeri, cede un gran pallone a Criscito, lo va a mettere in mezzo, il tiro in volo, mamma mia di Castelldai, la gran parata, la possiamo rivedere, mamma mia che gran cross di Criscito, fenomenale nei cross. Gran cross, guardate il tiro al volo di Castellani, la mano del portiere della Fiorentina e la palla finisce in angolo. Linea laterale, messa male da Castellani, Borja recupera, attenzione al contropiede della Viola. E allora ragazzi, c'è bisogno, l'italiano sta facendo un gran lavoro anche quest'anno. Farebbe la doppietta, campionato e Supercoppa, la prima volta nella storia sia del campionato vittorioso della Viola che sia della Supercoppa per quanto riguarda le Master League fin qui fatte da me, dal sottoscritto. 4-3-1-2 e si riparte, vediamo un attimino chi poter mettere, io volevo provare questo Mazzotta, però c'è Criscito, è troppo in forma. Ragazzi, io non tolgo nessuno, son tutti in formissima, forse Cargiaro andiamo a togliere, ci mettiamo Gatti, va, mettiamoci lui che chiede di giocare, andiamo. Si ricomincia con questo 4-3-1-2, Fabio Silva che dà il calcio d'inizio, la palla appoggiata, aspettate che mettiamo i contropiedi, le due punte, pallone a Miretti, gira bene per pallone, Parolo, arriva rimorchio, Vague, cede la palla a Vague, poi cerca di mandare coda ancora, ancora Vague, lo stop la mette in mezzo, Castellani, bah, palla altissima. Applaude all'ultima stagione sulla panchina Mister Roby Ultras. 5 stagioni veramente super. La Font ha vinto abbastanza il Genoa, le manca campionato e Champions, ma la vedo dura. Borja attaccato, palla indietro, Martinez quarta. Chiaiva, Milenkovic. Castrovilli, Fiorentina c'ha un possesso palla devastante. Dodò avanza, Dodò messo giù, si prosegue, no, calcio di punizione, Castrovilli con calma. Dobbiamo fare qualcosa di meglio qua. Pallone messo lì da Dodò, viene attaccato da Fabio Silva, niente da fare. Allora Milenkovic scarica questo gran pallone, ma Criscito, migliore in campo oggi, insieme a Castellani e Fernandez. La palla adesso di Fernandez che trova, ma niente da fare. Milenkovic, Martinez quarta, Amrabat. Forte la Fiorentina, mi piace tanto, gioca molto bene, fa un possesso palla alla vecchio stile vecchio Barcellona di Guardiola. Che
Grande squadra. Dodò mette in mezzo, attenzione a Chiesa, Chiesa entra in aria, la finta, un'altra finta. Gran gol. Chapeau, niente da dire. Grandissimo gol. Che Fiorentina se l'è ripreso dalla Juve e si vedono i risultati. Mamma mia che gol, ragazzi. Partita direi tremendamente finta, ma io dico anche di no, perché noi adesso andremo a fare un attacco a 3 punte con l'uscita di Fernandez e andiamo a metterci Barnes, che è un bel po' che non gioca più. Lo mettiamo qui al centro dell'attacco, allarghiamo leggermente Fabio Silva. A me non piace giocare con le 3 punte e andremo a fare un Miretti largo, abbassiamo Castedani nella linea di centrocampo, gli facciamo fare centrocampista centrale. E andiamo a cambiare, facciamo passaggio lungo, facciamo un flessibile, così tutti non danno punti di riferimento, alziamo il raggio d'azione, la difesa chiaramente rimane così, istruzioni avanzate, difensivo, diamo solo il contropiede su Bars, rimarrà lui. E il contropiede io glielo do anche a Fabio Silva. Proviamo il lancio lungo, ma stiamo perdendo davvero pesantemente. Dopo aver vinto la scorsa stagione proprio la Supercoppa Italiana, quest'anno mi sa che da Genova andrà nella bacheca a Firenze. Castellani, pronto il passaggio lungo, esita. Palla per Diaz, la palla lunga smorzata proprio per Fabio Silva. Buono il tocco da questa parte, mette in condizione adesso Barnes che carica il tiro, fuori di poco. Mamma mia ragazzi, questo inglese è terrificante da mettere. È un po' come Castledine, hanno un buon piede, poca velocità però chiaramente si sta facendo. Si ricomincia da La Font, la palla per Milenkovic, l'appoggio lungo da questa parte per Dodò. Dodò che può avanzare, attenzione, si ferma Dodò, la palla indietro, Castrovilli, niente da fare, sono davvero bravi, mamma mia, non sbagliano un passaggio, ma si sa che la CPU è anche un po' così, grande recupero adesso, ci dobbiamo allungare, la palla adesso data in mezzo, buono il tocco di coda, cerca di recuperarla, ci riesce, poi qui c'è il fallo, calcio di punizione. Fallo su Barnes, eh sì, da parte di Amrabat e attenzione a Castellan che ci prova, carica il tiro a girare, caricato un po' troppo, la palla si è alzata, si riparte ancora con La Fonte, lo proveremo Mazzotta magari verso il 70esimo perché vedo Criscito che si sta cominciando un po' a stancare. La palla in mezzo, attenzione a Chiesa, palla girata per Castrovilli che può avanzare, viene attaccato, la finta, proverà a metterla in mezzo, grande 1-2 con i piedi, gran numero di Castrovilli e la palla finisce in angolo. E Brecolo che va a battere, Chiava anticipato, attenzione, scarica lì indietro, non c'è nessuno che mi esce, coda, Amrabat, Amrabat, mamma mia, attenzione, ancora Castrovilli, messo giù, calcio di punizione della Fiorentina, sono davvero forti, madonna, la Fiorentina quest'anno darà filo da torcere anche in Champions, chissà, magari ci ritroveremo in Champions, boh, Brecalo, attenzione, c'è Diaz, parte Brecalo, deviata, calcio d'angolo. Se andiamo a vedere questa Supercoppa italiana, la Fiorentina l'ha meritata come il campionato del resto, eh. Bisogna dire quelle cose come stanno. E allora Brecalo adesso dalla bandierina, vengono attaccati gli uomini, lascia sfilare, bravissimo. E adesso andiamo tutti su e proviamo a lanciare una volta. Palla lunga, non ci arriva Parolo. Ci arriva Vague, l'appoggio, palla adesso, bello l'appoggio ancora per Coda, palo, mamma mia, che sfiga, potevamo tornare in corsa,
Dice, avete usato la testa, gran passaggio, qua filtrante, mamma mia che palla che ha dato qui Parolo. E poi Barnes, gran controllo di coda. Tiro, scheggia al palo, incredibile, non ci credo. Adesso metteremo Marzotta che insieme a Bravo daranno respiro a Criscito. Milenkovic, attenzione, la Fiorentina vuole il possesso palla, ma deve stare attenta perché il Genoa ha gli uomini per ribaltare le partite. La palla ancora in mezzo, adesso Fabio Silva, il controllo. Mamma mia, cosa va a togliere ancora la palla qui? Ma che cos'è sta porcheria, Parolo? Dai, da te non me lo aspetto, ste cagate, eh? Ok, andiamo a dare giustamente il degno contributo a Criscito e facciamo giocare il nuovo acquisto che arriva dal Godi Cruz, Mazzotta italiano. Ha fatto un bel campionato. Vediamo se anche qui si ripeterà per le partite che giocherà. Lancio lungo ancora Criscito, la mette giù lì, niente da fare, Fiorentina che sta portando a casa una meritata Supercoppa italiana. Pallone a Castedei, ancora in mezzo, il lancio lungo da questa parte, c'è il... Mamma mia, Barnes non fa passare il pallone che rimane lì, niente da fare, Castrovilli, attenzione che siamo troppo alti, ma recupera proprio Criscito, ancora niente, grande recupero della Fiorentina. La palla ancora in mezzo, insiste la Viola, Castrovilli può avanzare, pallone da questa parte a Dodò, veramente forte questa Fiorentina, grande Criscito, Miretti, pallone allungato da Castedani, ma troppa fretta, niente da fare, recupera la Viola. Viola molto più forte che ritroveremo nella seconda giornata di campionato, purtroppo ce l'abbiamo subito. Ah, oh, errore qui, errore, la palla in mezzo, mamma mia. Andiamo al cambio, esce Criscito, entra il nuovo acquisto Mazzotta, vediamo subito, entra anche Terzic per la Viola. Eccolo qua, Mazzotta, bravissimo, Diaz, Mazzotta, pallone appoggiato verso Miretti, l'appoggio è per Castellani, dobbiamo provarci fino alla fine, Barnes che controlla, fa andare adesso Coda che si inserisce da questa parte insieme a Parolo, ma poi gli dà una bruttissima palla. E la partita ragazzi è finita, la Fiorentina vince la Supercoppa italiana e va a fare la doppietta con il campionato, incredibile, e arriveranno grandi soldi nelle casse della Viola, potrà concludere il calciomercato in maniera esemplare se vorrà comprare Gatti. 5 minuti di recupero, ci dobbiamo provare. Ancora l'appoggio all'indietro, ancora che insiste, grande palla qui, l'appoggio per Castedai, mette in direzione per Barnes, chiude tutto Milenkovic, strepitoso. Altro cambio, entra un grande Sabali, nuovo acquisto, esce Dodò per la Viola, bel giocatore, non so se è brasiliano, non mi ricordo, Mazzotta, l'appoggio, adesso vediamo come crossa, c'è scritto specialista nei cross, bellissimo la palla per Barnes, alto, ma grande cross di Mazzotta, la sua chiave è terzino di fascia offensivo con specialità i cross. Vi consiglio di prenderlo perché io ho già visto come si è inserito e non è male. Alla Bruno Perez, alla Claudio Sala, di che cazzo stiamo parlando? Attenzione, finisce così. Il Genoa perde dopo aver vinto la Supercoppa UEFA, non riesce a portare e a tenere ancora a Genova la Supercoppa italiana che va a Firenze. Complimenti per la Viola, ho giocato una bellissima partita, sono stati più forti, più cinici e vincono la Supercoppa italiana. Ragazzi, io direi che è tutto, il prossimo episodio della quinta stagione arriverà domani, niente, cosa dirvi, chiaramente c'è il calciomercato, vedete ancora in atto, però dovrebbe finire a breve, vi farò poi vedere tutti gli acquisti se ci sono stati delle squadre, giocheremo però la prima di campionato e anche poi la seconda e poi faremo vedere l'ultimo giorno in finestra mercato. Ragazzi, per adesso è tutto, vi aspetto per l'inizio della quinta stagione ufficiale già iniziata, ma per il campionato deve iniziare con la neopromossa Cremonese.
e poi andremo a Firenze, ritroveremo la Viola e poi in casa con la Salernitana. Tanto guardate che acquisto l'Atletico Madrid, ingaggia Gabriel Jesus, tanta roba. Ciao a tutti e buona giornata. Zaniolo in nazionale, molto bene. Ciao a tutti ragazzi.